una casa, sta diventando una casa, una casa armata, diciamo, che una fortezza. Fatica, è una fortezza, esatto, che fanno fatica le squadre, ospiti, scusa, che vengono qua di affrontare e a conquistarli. Michael Bradley ha cambiato poco, c'è un solo cambio negli avanti, è il giovane Jacopo Bianchi che prende il posto di Jimmy Tuivaiti, a cui è stato dato un turno di riposo. Nei tre quarti Gullo Palazzani sostituisce l'infortunato Violi, gli altri sono gli stessi che una settimana fa hanno battuto qui la squadra inglese di Bristol. Ecco inquadrato Andrew Brace, l'arbitro di cui abbiamo già parlato, appassionato suonatore di violino, chi l'ha sentito dice anche che è molto bravo, ma stasera non sarà il violino a tenere a bada le due squadre, sarà il fischietto irlandese. David Sisi, inglese, e questo è il pilone sudafricano, grande aggressività. Pierre Schoeman, ultimi controlli, tutto è pronto, time on, dice l'arbitro. Simon Hickey dal calcio di avvio per Edimburgo. Zebre che faranno di tutto, ha detto Bradley, per tenere il più a lungo possibile il pallone, proprio perché l'arbitro tende a favorire la squadra in attacco e che conserva il possesso. Esatto, no, anche qua è una cosa interessante che ha detto Bradley, che cercano di attaccare molto il centrocampo, perché hanno una terza linea e una seconda linea molto giovane, quindi vogliono cercare di metterli sotto pressione mantenendo possesso e vedere cosa, se riescono a guadagnare il terreno, però anche il aiuto dall'arbitro, diciamo. Ball is out, ha detto l'arbitro, le zebre lo devono giocare. Palazzani per Sisi, che prova il primo sfondamento vicino al raggruppamento. Le zebre hanno fatto già 7-8 fasi di seguito, ma sono ancora all'interno dei loro 22, e adesso Canna si affida al piede destro per spedire il pallone in tribuna. Anche qua la partenza dalle zebre, mantenendo possesso, anche se non c'era un guadagno territoriale e con la palla in mano, hanno mantenuto il possesso, quindi è un inizio molto positivo, con un'uscita che siamo sul 22, però un'uscita pulita che si permette di subito di mettere pressione sulla prima touchdown di Edimburgo. E qui vediamo subito una fase di gioco molto importante, perché Edimburgo ha la miglior rimessa laterale di tutto, la miglior percentuale di successo in rimessa laterale di tutto il torneo, ma stasera mancano i due titolari perché sono stati trattenuti nel ritiro scozzese. La Scozia la settimana prossima affronterà il Galles a Cardiff, e quindi le due seconde linee sono giovani e apparentemente sulla carta inesperte. La prima carica di William Imata, figiano, ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio con la sua nazionale del suo paese. La carica di Crosby, Pirgos il capitano con le mani sul pallone, Hickey prova ad andare da solo. Si viene anche qua il lavoro dalle zebre, cioè rallentando la palla, non permette alle squadre di Edimburgo di velocizzare il gioco. Poi c'è una densità di difesa molto positivo qua, con il placaggio di Sisi. Stiamo commettendo solo un persona dentro dal punto d'incontro e gli altri sono tutti sulla larghezza. Hamilton, l'ex giocatore dei Tigers, alla carica. Calcio di punizione per Edimburgo, che alla fine ottiene il massimo vantaggio da questa pressione iniziale nella metà campo degli avversari. Sì, esatto, e non siamo usciti ad andare via, e questo qua ha fischiato contro Tommaso Castello, che ha chiamato tanti volte di lasciare la palla. La comunicazione è arrivata a Tommaso e purtroppo c'è un calcio in punizione in favore dell'Edimburgo. E Hickey, invece di andare per i pali, dove ha un'ottima percentuale di successo, decide di andare subito per la rimessa laterale a 5 metri dalla linea di meta delle zebre. Una prova di orgoglio e di coraggio da parte della squadra di Edimburgo. È una prova di orgoglio sicuramente, però anche lì, se hanno la touche più performante nella Pro 14, sicuramente sono sicuri di vincere la palla e possono mettere pressione sulla difesa dalle zebre.
Mancano però Gilchrist e Ben Tulis, i due titolari, i due che li sostituiscono, Callum Hunter-Hill e Jamie Oxon, hanno giocato in tutto 40 minuti nella squadra titolare di Edimburgo. 40 minuti ha giocato Hunter-Hill. Oxon è un titolo, è un esordiente assoluto. È interessante questo anche, Gianluca, che due giovani seconde linee che non hanno minutaggio nelle gambe, quindi vediamo dall'andamento, dalla partita, come riescono a comportarsi. E questo che si prepara al lancio è un monumento del rugby scozzese, Ross Ford, 110 presenze in nazionale, è il giocatore che ha vestito più volte la maglia della Scozia nella storia. Recuperano il pallone i giocatori di Edimburgo con una certa fatica sotto la pressione degli avanti delle Zebre. È gran pressione anche da George Biagi nel primo blocco. Si combatte lì, siamo a 5 metri dalla linea di meta delle Zebre. Insiste lì la formazione di Edimburgo. Adesso si scalda il pubblico a sostenere la squadra di casa. Buono il placcaggio di Fabiani, non avanzano i giocatori di Edimburgo ma mantengono il possesso. Via il placcatore, dice l'arbitro. Bisogna che qualcuno del Zebri riesca a mettere le mani sul pallone, perché altrimenti questa lunga pressione, prima o poi adesso riescono a spedire indietro il portatore di palla. Hanno recuperato un metro i giocatori di casa. Vediamo adesso Edimburgo cosa decide di fare. Pirgos chiama all'esterno il sostegno di Hunter-Hill. La palla arriva al tallonatore, Ross Ford. Ancora a largo con Johnson. Fase dopo fase, azione dopo azione, Edimburgo prova a sfondare la difesa delle Zebre, che per il momento resistono molto molto bene. No, resistono benissimo, c'è una salita, guadagnano, rubano spazio e tempo dalla squadra di Edimburgo e il primo placatore va basso, quindi subito non permettono di fare i metri gratis, diciamo, e possono contendere o rimettere l'identità della linea. E adesso c'è vantaggio però. Adesso c'è vantaggio, il calcio di punizione rispetto alla posizione precedente si è spostato più al centro del campo e vediamo se adesso Hickey deciderà di raccogliere i tre punti o vorrà ancora andare per la rimessa laterale. Vedo che arriva il conetto e allora Hickey molto probabilmente andrà per i pali. E così è, sono trascorsi 6 minuti di gioco. Ma comunque anche queste sequenze di difesa dalla parte delle Zebre, hanno difeso per più o meno 12 fasi, è stato molto positivo, non hanno concesso nessun metro, anzi guadagnato anche forse due, quindi qua vediamo George Biagi, no, non è questa qua, l'immagine qua di George Biagi che non riesce ad andare via dal placcaggio e vediamo come succede questo calcio. Qua che è Showman che si fa il giro per uscire dal frontale, da uscire da questo punto di incontro. Si alzano le bandierine degli assistenti di linea, 3-0 per la squadra di Edimburgo. Hickey da qui non poteva sbagliare, è il miglior calciatore del torneo in questa prima fase della stagione, 21 su 22 che adesso sono diventati 22 su 23 con una media superiore al 94%, aveva messo fra i pali gli ultimi 7 tentativi e con questo fanno 8 calci di punizione senza errore. Canna alla ripresa del gioco. Bella qua la pressione, anche pressione dall'ala qua della Zebre, Mattia Bellini, per tenere la squadra di Edimburgo dentro il 22. Vediamo adesso l'uscita, se vogliono calciare o vogliono giocarla. Il pallone è messo alto in avanti di piede da Pirgos, non è andato così lontano come il mediano Mischia probabilmente voleva, allora c'è il tentativo di contrattacco delle Zebre con Gian Marioli. Palazzani sul pallone. Cambia fronte d'attacco il mediano di Mischia, ancora con Gian Marioli. È incredibile che Gian Marioli riesce a fare sempre i metri con la palla in mano, riesce sempre a rompere un placcaggio e avanzare. Bella qua anche il percorso di incursione da Tommaso Castello. Canna con il piede, prova a innescare l'entrata di Fabiani, il pallone è sfuggito in avanti probabilmente al tallonatore delle Zebre, c'è vantaggio, intanto però hanno recuperato il pallone i giocatori di Edimburgo. Oh, bello, un peccato questi rimbalzi che non ha favorito Fabiani, però
qua anche è un skill dalla parte di Carlo Cana non molto facile, correndo in velocità, palla a mano subito al piede, è stata un'esecuzione veramente di altissima qualità. Purtroppo, come detto prima, il rimbalzo non era favorito l'Oviero e non siamo usciti a concretizzare e andare avanti ancora. E attenzione adesso alla prima mischia della partita, perché la mischia potrebbe essere un'area di gioco molto importante, una fase che Bradley ha detto di voler evitare, perché la mischia di Edimburgo non solo è molto forte ma anche pesantissima. La prima linea pesa, la prima linea degli scozzesi pesa 360 kg, quella delle zebre arriva a 330, quindi ci sono quasi 30 kg di differenza. La mischia totale di Edimburgo è oltre i 900 kg, quella delle zebre ne pesa 874-865, quindi c'è un vantaggio di circa 30 kg a favore degli scozzesi in mischia chiusa. E Bradley ha detto: speriamo di farne il meno possibile. No, esatto, fare il meno possibile, però anche la vediamo anche le nostre. Nostri due piloni, anche Chistolini e Lovotti, la posizione e la tecnica che hanno, riescono anche a mantenere questa pressione per non dare questo vantaggio di peso alla squadra. Hai parlato di Gian Marioli prima e sulla grafica abbiamo visto i suoi numeri. Gian Marioli è un ottimo attaccante, palla in mano. È uno che nella classifica dei migliori nel superare l'avversario diretto ha i primi posti con 14 volte oltre l'avversario che ha tentato di placcarlo. No, è una capacità che Gian Marioli ce l'ha per quando entra in attacco con gli appoggi o con la sua, ce l'ha anche molto forte, cioè riesce a andare dentro e rompere il primo placaggio o andare oltre. E questo è il suo posto, William Emata. Figiano, formidabile, è il giocatore che porta più avanti il pallone nel Pro 14, 81 metri, ha guadagnato 290 metri la settimana scorsa contro Trolone, addirittura 22 cariche, che è un'enormità. Ma adesso vediamo questa mischia con introduzione per gli scozzesi. E comincia subito male l'esperienza di questa fase statica per i giocatori di casa, come aveva pronosticato Bradley. Non solo loro sono molto forti, ma l'arbitro irlandese tende anche a favorire la squadra più forte e più pesante all'introduzione. Esatto, anche quella là, giustamente Bradley, favorisce sempre quella che introduce la palla. E qua purtroppo Chistolini si è perso l'appoggio e si è scivolato sul terreno, ma abbiamo visto già la pressione dalla mischia da Edimburgo. E allora si torna nella metà campo delle zebre e ci sarà un nuovo lancio da parte di Rosford. Complottano qui la fase da attuare i giocatori in maglia chiara e Schoeman, il sudafricano, va a riferire al lanciatore. Mata fermato subito sulla linea del vantaggio, ottimo il placcaggio delle zebre, ancora lì difesa, buona la difesa dei giocatori di casa, pallone a largo con Luke Crosby. Bella anche quella, molto aggressiva la difesa di Castello, che cerca di mettere pressione sugli attaccanti scozzesi. E allora Pirgos, la lettura di Tomas Castello anche là, Pirgos c'è il chiama lungo a sostegno gli avanti, l'intorno e dà la palla a Mata, è lui l'ariete dell'attacco di Edimburgo. Proverà adesso con il piede il mediano di mischia della Scozia, è uno dei convocati da Townsend per i prossimi test di novembre, uno dei quattro che è l'allenatore della nazionale ha lasciato liberi per questa partita per poter essere schierati con Edimburgo. Townsend ha convocato 15 giocatori di Edimburgo e stasera ce ne sono in campo 4. Viceversa, O'Shea ha convocato 12 giocatori delle zebre e sono 11 quelli che sono in campo o in panchina stasera. È un numero molto grande per le zebre, però anche là possiamo dire che hanno bisogno di tutti quanti per mantenere questa fortress anche qua a Parma contro la squadra scozzese. Sfugge il pallone a Mata, l'arbitro dice backwards, decisione un pochino dubbia perché molte volte su un pallone così l'arbitro fischia davanti, e allora provano a approfittare qui i giocatori in maglia bianca di un avanzamento e di un possesso. Darcy Graham, che è riuscito a mettere a disposizione il pallone
per l'attacco dei suoi, e Pirgos che cambia fronte di attacco. Si torna dalla parte chiusa con Doggy Five, l'estremo, che prova un'incursione, un paio di finte, e poi si torna a giocare dalla parte aperta del campo con Simon Bergan, il pilone neozelandese, che fa la prima carica. E adesso l'attacco di Hunter Hill, giovane ex capitano della nazionale under 20, ha messo i suoi chili, i suoi metri a disposizione dell'attacco. Via, dice l'arbitro. Schoeman è reduce da 4 settimane di squalifica per una gomitata a un avversario nel match contro il Leinster. Rientra stasera dopo un mese di sosta. Le linee delle zebre molto dense, sono salendo bene, e poi Schoeman ogni volta che prende la palla prende una bella placaggio, quindi è da continuare a lavorare. Vediamo qua la pressione che la mettono sul buon incontro. Castello su Christine, l'arbitro dice che va tutto bene, conserva il possesso Edimburgo. Sono pronti i portatori di palla per uno sfondamento qui vicino al raggruppamento con Luke Hamilton, gallese di nascita, poi ha giocato per i Tigers in Inghilterra. Bella ancora Rosford, questa salita di Thomas Castello sulla linea di centrocampo. Hanno perso 7-8 metri i giocatori di Edimburgo, e ancora Hamilton, altro ball carrier molto attivo in questa prima fase della partita. E adesso Pirgos si affiderà al piede per mettere il pallone in profondità e gli avanti sul piede di avanzamento. Ha recuperato il pallone Brummer, lo difende Gabriele Di Giulio. Sisi prova la prima carica con Fabiani in sostegno. Adesso Canna gioca lì vicino, ancora Canna. La velocità di Giulio Bisegni è uno dei giocatori delle zebre che la prossima settimana giocheranno a Chicago contro l'Irlanda. Il placcaggio di Mata Sulovotti, il pallone che esce, lo deve recuperare Fabiani con fatica perché la pressione di Edimburgo è molto molto aggressiva. Adesso sono le zebre ad aver perso qualche metro, e allora Sisi prova a rallentare la pressione sui suoi. Palazzani preparare l'uscita qua con Di Giulio che va in pressione. Palazzani con il piede destro mette la palla in rimessa laterale proprio sotto la nostra tribuna. Zebre che quando hanno la palla in mano danno l'impressione di poter accelerare, ma fanno fatica a recuperare la palla perché Edimburgo è molto bravo a tenere il pallone fase dopo fase. Esatto, no, diciamo tutte e due squadre che stanno difendendo bene. Le zebre hanno cercato di accelerare il gioco qua adesso, che è stato un errore da parte di Andrea Lovotti su un passaggio che su questa qua, invece di tenerlo andare dentro, forse Johan Maier che proteggeva la palla e a cercare del passaggio che ha rallentato tutto. Però quando fanno 2, 3, 4 fasi le zebre diventano veramente pericolose. Anche qua Bisegni, presentazione, e vanno a giocare subito, quindi è una cosa molto efficace. Però in difesa sono molto presenti, hanno guadagnato 10 metri nell'ultima fase di gioco dalla squadra, dall'attacco di Edimburgo, e stanno mettendo tanta pressione, quindi è un braccio di ferro, una lotta di braccio di ferro fino a questo punto. Insomma, dopo 15 minuti non c'è una squadra che è in superiorità, ovviamente territorialmente stanno dominando Edimburgo, però le zebre sono pienamente dentro questa partita. Avete visto il primo piano di George Biagi, e questo invece è lo staff di Edimburgo, a sinistra Richard Cockerill che è stato tallonatore della nazionale inglese, all'estrema destra Callum McCrea, l'allenatore della difesa che ha giocato anche qualche partita un po' di anni fa nel Venezia Mestre, nel campionato di eccellenza in Italia. Recuperano il pallone faticosamente i giocatori di Edimburgo. Hickey prova ad andare da solo, Pirgos mette a disposizione, ancora Di Mata che prova la prima carica, viene placcato subito, non bisogna lasciargli metri. Bergan il pilone, allargano adesso il gioco con Doggy Five, l'estremo inserito nella linea d'attacco. Prova da solo Pirgos, viene placcato, fermato lì, ha guadagnato un metro e mezzo. Hodgson, esordiente, seconda linea, non ha paura di mettere subito in mostra la sua determinazione. Bravo Maia qua per rallentare ancora. Schoeman
Hickey cerca il sostegno all'interno, non c'è nessuno, allora va da solo. Birgos continua nello stesso senso, ancora con Hamilton, insistono gli scozzesi con i ball carrier vicino al raggruppamento. Adesso è Simon Bergan, il pilone anche della nazionale neozelandese, altro neozelandese, Hickey che prova ad andare da solo, l'offload che viene intercettato però dai giocatori delle Zebre che adesso recuperano la palla e canna di piede, la mette in profondità alle spalle di Dougie Fife che la lascia rimbalzare una volta e poi vediamo se decide per il contrattacco. No, andrà di piede con il destro in profondità dove fa la guardia Carlo Canna. Per Brummer, Bellini, il sostegno di Gian Marioli, gli sfugge il pallone, lo recupera Bisegni con fatica. L'arbitro dice che va, no, l'arbitro ci aveva illuso che andasse tutto bene e questo è un errore grave perché le Zebre avevano spazio, non c'era pressione, hanno commesso due errori, prima Gian Marioli e poi Bisegni nella raccolta. Esatto, no, qua è un peccato perché lì avevano spazio, potevano anche attaccare e mettere sotto la pressione la squadra di Edimburgo. Però anche qua possiamo dire che le difese delle Zebre è veramente eccezionale, stanno molto presenti, sono molto efficaci uno contro uno, c'è stato un placaggio mancato adesso da Gian Marioli da qua, da qualche fase precedente, per una squadra molto presente e molto uniti. E la cosa in più che sta permettendo questo, il primo placatore sta placando, rialzando e non c'è nessuna contesa al punto di incontro finché arrivano dentro i 15 metri, quindi è una strategia difensiva e sicuramente allenato dalla parte della squadra di Michael Bradley che sta funzionando alla grande. E allora si riprenderà con una mischia per il pallone sfuggito in avanti ai giocatori di casa e questo è lo staff delle Zebre con Michael Bradley che nel 2012 sulla panchina di Edimburgo portò la squadra in semifinale di Champions Cup e quella è l'unica volta che una squadra scozzese è arrivata in semifinale del torneo europeo più importante. È una bella cosa anche da parte di Michael Bradley, cioè si fa capire anche quello che si può fare con una squadra come Edimburgo. E sta portato questa esperienza sua qua alle Zebre e abbiamo visto fino a quest'anno le prime 7 partite è una squadra veramente combattente e è capace di mettere tutte le squadre sotto pressione. L'introduzione di Henry Birgos, lui e Ali Price e George Hoare combattono per conquistare la maglia numero 9 di titolare della Scozia. Io punto su Hoare. Tu punti su Hoare e allora io così per fare il bastian contrario dico che anche Ali Price ha velocità, ritmo, è un giocatore niente male a numero 9 dietro gli avanti. No, è vero, no, e Birgos l'abbiamo eliminato subito. Birgos non eliminiamolo, però io vedo Hoare che è veramente da tanto. E avete visto il primo piano di Jon Meyer che la settimana prossima farà il suo esordio in maglia azzurra da titolare sudafricano di Port Elizabeth, ha completato 3 anni di residenza in Italia sempre con la maglia delle Zebre e la prossima settimana vestirà per la prima volta la maglia azzurra a Chicago contro l'Irlanda. Mischie stabili, il pallone esce. Darcy Graham è un'ala con esperienza di rugby a 7, no, questo è Christine, anzi, anche lui molto veloce, anche lui con esperienza di rugby 7. I tre quarti di Edimburgo hanno tutti giocato a 7 e sono giocatori molto abili con la palla in mano, sono dotati di grande velocità e sono in grado di dare molto ritmo all'azione. Esatto, no, qua la sua incursione qua ha lisciato due placaggi e è stato veramente pericoloso. E qua un passaggio, vediamo qua dalla. Ok, questa è l'azione dopo. Un passaggio da 9 qua poteva essere intercettato dalla parte delle Zebre, purtroppo non è andato a mano e c'è una mischia ancora a favore del Edimburgo. È primo quarto giocato Gianluca, siamo sempre dentro la 22 dalla squadra di Parma, delle Zebre. Non diciamo, Paul, che le Zebre stanno difendendo molto bene, ma alla lunga una resistenza così sulla trincea può cominciare a far pagare pegno. È un pochino forse, un po' di fatica, però fino adesso hanno difeso bene e continuiamo così, diciamo. Avanza la mischia delle Zebre, di Edimburgo, l'arbitro dice use it e la difesa lì riesce a fermare subito Dougie Fife all'interno dei 22. Adesso prova l'avanzamento con un raggruppamento penetrante la squadra scozzese, Birgos per Simon Bergan. Fanno metri i giocatori pesanti
della squadra ospite. Adesso c'è possibilità a largo con Chris Dean che si infila e l'offload molto bello per Darcy Graham che arriva in velocità e segna la prima meta della partita. Darcy Graham che aveva segnato contro i Cheetahs un paio di partite fa e questa è la sua seconda meta della stagione nella quarta partita che gioca da titolare. È la prima azione che il Wigan ha avuto la possibilità di velocizzare il gioco. Qua le vede Icky che fissa bene 12 con cambio di angolo e l'ala entrando dall'asse e come tutti i bravi ala fanno utilizzando lo spazio creato dall'angolo di corsa dal 12. Vediamo qua se cambia l'angolo, se prende l'esterno da George Biaggi e quello di difensore esterno il suo è allagato e quindi è utilizzato l'ala qua. Però è la prima, ripeto, la prima volta che sono usciti a velocizzare il gioco e sono diventati veramente pericolosi e segnando queste mete. Darcy Graham, 21 anni, è un giocatore giovane, molto molto veloce e aveva segnato due mete contro l'Italia proprio quando giocava nella Scozia Under 20 nel 2017 a Broadwood. La Scozia vinse 38-17 e Graham rifilò agli azzurri la bellezza di 10 punti. E qui Hickey ha un compito facile, per lui che è un calciatore preciso, di portare i suoi a 10. E così, dopo 23 minuti di gioco quasi, Edimburgo ha il vantaggio del primo break, Edimburgo 10, Zebre 0, e adesso le Zebre devono provare quantomeno a giocare un po' più nella metà campo degli avversari, perché giocando perennemente sotto i propri pali, prima o poi qualche cosa si finisce per concedere. Esatto, no, lì stanno solo difendendo, cioè quando hanno avuto la palla qualche errore individuale e ha punito diciamo la squadra delle Zebre per avere la possibilità di attaccare. Qua che si prepara per l'uscita dalla parte di Peter Goss con i piedi il mediano di Mischia. Palla recuperata male e finisce nelle mani ancora di Dean, che è stato l'assist man della meta che abbiamo visto poco fa. Pallone lungo per Icky, che cerca adesso spazio a largo all'esterno, dove arriva all'estremo Dougie Fife per Van der Merwe. Attenzione alla velocità di Van der Merwe, sudafricano, placcato molto bene da Di Giulio. L'ho placcato bene, anche molto paziente anche le tre quarti delle Zebre qua in difesa. Erano sotto numero, hanno accompagnato un attimo, poi Di Giulio, placaggio basso, portarlo fuori e l'esecuzione è veramente di buono. Duan Van der Merwe che ha segnato una meta contro Treviso quest'anno nella partita che Edimburgo ha vinto contro la franchigia italiana per un punto, grande battaglia nel finale. Non ha niente a che fare questo Van der Merwe con DTH Van der Merwe, che invece è l'ala della nazionale canadese che abbiamo visto in questo torneo segnare tante mete. È uscita la palla in rimessa laterale e allora il lancio sarà per gli scozzesi. I complimenti di Mata per le giovani seconde linee, Hodgson e Hunter Hill, che per il momento non danno l'impressione di subire l'emozione dell'esordio e della partita di Pro 14 contro un avversario in trasferta. A queste prove di drive anche da parte delle Zebre è un po' frenetico, c'era un po' di frenesia, non hanno organizzato bene, non erano stabili per andare avanti. L'arbitro non ha ancora detto di un stop o che è fermato, quindi potevano essere organizzati meglio per sfruttare questa palla. Pallone pulito, tentativo di avanzamento adesso per il raggruppamento in maglia chiara. Ross Ford a fare da timoniere, adesso gioca per Pirgos. A largo per Icky, il pallone era un po' indietro, permette a Castello di mettere nel mirino l'attaccante scozzese, però la palla rimane lì, ferma a terra e ancora in possesso di Edimburgo. Hunter Hill. Icky. Mata, non si sono viste ancora le sue falcate, ma è un giocatore che piano piano sta entrando nella partita. Recuperato il pallone, molto bene, con Gianmarioli adesso che aspetta. No, il pallone è servito a Biaggi, a largo per Canna. Brumer per Bisegni. Pallone a largo per Bellini. Bellini lo mette lungo e lo insegue, ma Hickey ha recuperato il pallone e lo gioca per Pirgos. Attenzione a Van der Merwe, attenzione alle sue accelerazioni. Viene fermato lì, messo a terra. Siamo appena fuori
dalla linea di 10 metri nel campo di Edimburgo, che adesso allarga dall'altra parte con Hodgson, con l'estremo Dougie Fife. Schoeman. Pirgos chiama i giocatori dal lato chiuso, vuole mantenere la palla lì intorno al raggruppamento e manda dentro Crosby, poi il sostegno di Mata. Rallentano adesso il gioco gli scozzesi, hanno un vantaggio di 10 punti e apparentemente in questo momento non vogliono accelerare il gioco. Pallone recuperato da Bellini, bene sotto la pressione di Hamilton. Palazzani dalla chiusa. Fanno fatica ad avanzare le zebre e adesso subiscono anche un calcio di punizione. Questo anche c'era forse questa situazione qua, Palazzani ha tirato fuori la palla troppo veloce, non era posizionato bene Maia e neanche Gianmarioli, e c'è il sostegno, non potevano fare intervento efficace per mantenere il possesso. Però qua anche possiamo dire la prima azione che hanno fatto quando Mattia Bellini ha calciato la palla era forse di mantenerlo, anche perché hanno difeso per possiamo dire 25 minuti dal primo tempo e di mantenere un po' di possesso e cercare di costruire qualcosa sarebbe stato forse la scelta migliore. E adesso dopo 27 minuti e mezzo Hickey fa respirare la sua squadra e prova il calcio di punizione. Abbiamo detto che ha messo in mezzo ai pali gli ultimi 9 tentativi, vediamo se arriverà anche il decimo. Giocatore con esperienza di Super Rugby con gli Auckland Blues. E non sbaglia. E adesso i punti di Edimburgo sono 13. Zebre che ci hanno abituato a rimonte anche più ampie, a rimonte diciamo così impossibili, però sarebbe bene non concedere tutto questo vantaggio agli avversari. Assolutamente sì, no, hanno bisogno di un po' di possesso, cioè, possiamo dire anche che la squadra di Edimburgo sta nascondendo la palla e non lo fanno avere le zebre, però quando hanno la possibilità devono cercare di mantenerla e costruire qualcosa per andare a sfidare la squadra di Edimburgo. La stessa uscita adesso con Pirgos che fa il box. E ancora il pallone sfugge in avanti. È già la seconda volta che la ricezione premia l'attacco degli scozzesi. Bisogna essere più precisi sulle palle alte. E allora Hickey ancora a mettere il pallone a largo che sfugge a Johnson. Viene placcato da Castello con il sostegno di Di Giulio. Però il pallone rimane nelle mani di Schoeman e poi adesso di Hunter Hill. Stesso senso ancora Hickey per Mata che compare in ogni area del campo e prova subito ad accelerare la giocata. Adesso è Hamilton a testa bassa, duro, deciso. Pirgos da vicino, sfugge adesso il pallone a Hamilton, c'è avanti e ci sarà mischia per le zebre e se non sbaglio questa è la prima mischia a introduzione della squadra di casa. Esatto, è la prima mischia. Anche qua la pazienza in difesa è positiva. Adesso però anche, ha detto anche te all'inizio Gianluca, che la difesa dalle zebre non stanno più salendo come prima, stanno aspettando un attimo in più e quindi questa apre qualche spazio in più dalla linea difensiva, quindi devono recuperarsi e ovviamente un po' di energia con la palla in mano riesce anche a dare qualcosa in più per affrontare l'altro 5-10 minuti prima della fine del primo tempo. Aspettavamo tutti le cariche di Mata, ma mi sta impressionando Paul, il numero 6, Luke Hamilton, che è un martellatore indefesso, avrà già fatto un numero di cariche veramente impressionanti stasera. E questa è sicuramente una cosa che ha studiato con Michael Brady insieme a Tron Conna per la difesa, per le zebre, identificando la potenza di Mata. Quindi Luke Hamilton
sappiamo che ha giocato anche l'Leicester Tigers, che era un ball carrier di altissimo qualità. 35 partite in Premiership, non una sola. Non poche. E poi per l'Leicester Tigers, sotto sempre Richard Cockerell, è stato uno di quei giocatori che portava la palla anche là. Quindi è uno che comunque fa il suo lavoro e con la palla in mano è molto abile. E quello inquadrato era Jacopo Bianchi, il giocatore delle Fiamme Oro, che si è allenato quest'estate da permit player con le Zebre e stasera ha il battesimo di Pro 14 al posto di Jimmy Tuivaiti, che a cui è stato concesso un turno di riposo. Tuivaiti sarà in panchina la prossima settimana a Chicago, anche lui pronto per esordire con la maglia dell'Italia. Canna sul lato sinistro del campo con il piede a innescare Giulio Bisegni, vediamo se Bisegni era arrivato in tempo sul pallone. Il rimbalzo però lo ha tradito, gli è sfuggito il pallone in avanti, ci sarà un'altra mischia. Peccato, non si devono mancare queste occasioni. No, anche l'esecuzione di questa calcio con piede sinistro da parte di Carlo Canna è molto buono. Purtroppo per la seconda volta oggi una Fabiani e adesso Bisegni. Non riusciamo a tenere la palla in mano per diciamo Paul, che abbiamo visto però in questi primi 31 minuti un po' la fotografia di due stili di gioco. Edimburgo, molte fasi, capacità di conservare il possesso, mettere sotto pressione la squadra avversaria. Le Zebre si affidano a queste giocate repentine con i piedi di Canna, con degli offload improvvisi. Prima qua sotto la nostra tribuna il pallone è sfuggito sul calcio di Canna a Fabiani, adesso a Giulio Bisegni, però è chiaro che le Zebre sono costrette a forzare di più la situazione rispetto a Edimburgo. Esatto, purtroppo questa che il tabellone si obbliga un po' di cercare di sforzare, però ripetiamo che è quello che ha detto anche prima dall'arbitro, anche lì se noi riusciamo a tenere la palla, mettere pressione sulla squadra di Edimburgo, possiamo fare di più. D'altra parte le Zebre sono una squadra votata al rischio, è quella che in questo torneo ha il maggior numero di offload, l'offload, cioè il passaggio del giocatore placcato alla corrente in sostegno, è ormai la chiave per scardinare le difese. Chiaramente è un passaggio forzato che a volte può andare bene, a volte un po' peggio. È forzato a un certo punto, perché è una cosa allenato, perché è un continuità di gioco diretta, si va anche a frazionare le difese un po' di più. E le Zebre sono veramente brave a fare, ovviamente hanno 65 offload in 6 partite, e sono al test di classifica e hanno messo, ricordiamo, a Cardiff sotto la pressione utilizzando questo stile di gioco. Però diventa rischioso anche ogni tanto, che non possiamo sforzarli sempre. Mi dici tu, d'altra parte, poi, chi sono i maestri degli offload? I figiani. I figiani e neozelandesi. E qui la mischia di Edimburgo recupera un calcio di punizione che accende un po' gli animi. Primo piano per il cattivo Schoeman, dico cattivo perché l'anno scorso, che giocava nel Super Rugby, si è beccato una squalifica di 6 settimane, giocava nei Bulls per un presunto morso, e quest'anno ne ha rimediate altre 4 per una gomitata a Dan Levy di Leinster. Insomma, un giocatore che non le manda a dire. Esatto, è un giocatore che dà tutto e è di più. Duro. Esatto. Sudafricano, conosci un sudafricano morbido? No, non esistono. Mancano ancora 6 minuti il primo tempo. Sarebbe bene che le Zebre mettessero qualche punto in cassaforte, perché chiudere e andare a riposo con qualche punto in più farebbe veramente comodo, anche se il vantaggio di Edimburgo non è ancora tremendo. E qui la pressione delle Zebre però viene giudicata irregolare da parte dell'arbitro, che ha visto un fuorigioco. No, ha visto la mano di Tommaso Castello che ha intercettato la palla. Ecco, io non volevo dire che ha visto la mano, perché non mi sembrava che fosse un intervento volontario. O gli ha giudicato il fuorigioco, perché insomma poteva anche dare. Ma era anche un gesto verso alto, anche, quindi non sembrava una cosa che voleva veramente interrompere il gioco. Cercava di citare, però l'interpretazione dell'arbitro è sempre sacra, quella più importante. Esatto. E si torna a giocare qui sulla linea dei 22 delle Zebre. Okay, e qui adesso un richiamo a Castello, che gli dice: oh, cambiate un po' atteggiamento, la mischia, avete preso un calcio di punizione, non rotolate via nei regruppamenti, adesso tu che dai una manata alla palla, per favore cambiate. Gli ha detto deliberate, cosa che a noi non era sembrata proprio così volontaria. Insomma, vabbè. Primo piano per Oliviero Fabiani. E palla recuperata dalle Zebre, però purtroppo l'arbitro vede di nuovo un fallo e assegna un altro calcio di punizione.
Diciamo pure che è la quinta volta, è la sesta volta che Andrew Brace arbitra le Zebre nel Pro 14 e purtroppo nelle precedenti 5 occasioni le Zebre non hanno vinto mai. Ha detto qua che George Biaggi dopo dal recuperamento è entrato a laterale. Dalla prima visione, dal live, sembrava che la palla è stata persa anche dalla trasmissione da alto verso basso. Dice se lo rifai vai in fuori per 10 minuti. George Biaggi, che la settimana prossima vestirà per la 23ª volta la maglia della Nazionale a Chicago e stasera celebra, festeggia forse in questo momento non è il termine giusto, la 90ª partita in Pro 14. Ha giocato con le Zebre, in precedenza ha giocato anche con gli Aironi e qui adesso Hickey ha la possibilità, calcio dopo calcio, di portare a 16 i punti degli ospiti. Ma sai che qua con tutti questi calci vedi un po' di frustrazione dalla parte della squadra delle Zebre, stanno cercando di recuperare la palla quando forse non è il momento giusto e l'arbitro è proprio già all'occhio per vedere. Abbiamo parlato anche prima della partita, se hanno possesso una squadra lui ha la tendenza di favorire la squadra in attacco e punire la squadra difensiva e stiamo vedendo oggi che questa statistica, questa modo di arbitrare è vero. Sbaglia. E chi sbaglia il primo calcio di punizione della serata, rimangono a 13 i punti di Edimburgo e Alberto Recaldini, Sighting Commissioner, ex arbitro che è qui seduto a fianco a noi, tiene il conto dei calci di punizione e ci dice che fino adesso l'arbitro ne ha segnati 7 a favore di Edimburgo e nessuno per le Zebre. Ma questa qua anche è una statistica che possiamo anche accettare, no 7, però noi abbiamo avuto mai la palla noi, quindi è difficile che possano commettere i falli anche Edimburgo. Hamilton ancora. Hickey a muovere il pallone. Crosby che prova a sfondare la linea del vantaggio, viene tenuto alto, adesso va a terra, ancora al lato sinistro con Hickey, con Dougie Fife. C'è il sostegno di Van der Merwe, si tuffa Van der Merwe palesemente, adesso il pubblico si spazientisce perché l'arbitro dice che va bene, poi ci ripensa e dà il calcio di punizione alle Zebre, è il primo calcio di punizione per la squadra di casa della serata. Diciamo che questo Andrew Brace diciamo non solo premia la squadra in attacco ma mi sembra un po' troppo indulgente nei confronti di chi si tuffa così sui raggruppamenti. Esatto, no, qua anche è stato un bravissimo Calo Khan, si è messo a disposizione il suo corpo per la squadra e recuperare da questo calcio. Però sono d'accordo anche te Gianluca, che le entrate del sostegno offensivo sono molto parallele al terreno, sono quasi in tuffo, quindi qua l'ho visto ovviamente l'intervento di Calo Khan, però ha punito l'entrata diciamo non regolare dalla parte della squadra di Edimburgo. Zebre che sono affidate al piede di Brummer perché Khan era alle prese con una lente a contatto che probabilmente si era mossa o si era spostata e la doveva risistemare, e mentre Khan regolava la vista Brummer ha calciato il pallone in touche. Siamo sulla linea dei 10 metri nella metà campo di Edimburgo. È un momento chiave anche qua per le Zebre, due minuti e mezzo prima dell'intervallo e un po' di territorio anche positivo, siamo al metà campo dell'Edimburgo, vediamo cosa possiamo costruire. Bene il recupero, canna per Castello, la percussione di Tommy Castello e adesso ci prova Fabiani e il pubblico finalmente si accende un po'. Ha recuperato il pallone ancora Sisi, insiste con Chistolini. Adesso le Zebre provano a dare un po' di ritmo, un po' di continuità all'azione e Mata ha rubato il pallone e l'arbitro dice però che così non si può fare, lo ha recuperato con le mani dal raggruppamento e c'è un calcio di punizione dalle Zebre per le Zebre, il secondo consecutivo. E vediamo Paul, cosa vuoi fare, cosa vorresti fare tu, andare per i pali e mettere 3 punti o andare in touche e provare per dimezzare il distacco? Io a questo punto, conoscendo le Zebre, forse vanno in touche, anzi quasi sicuro. A questo punto qua però io come capitano decidevo di fare 3 punti, di mettere qualcosa sul tavolone e cambiare un po' l'energia per uscendo dal primo tempo e per entrare nel secondo allora tempo. Manda un messaggio a Khan e di andare per i 3 punti, inquadrato Johan Meyer,
e a terra c'è un giocatore delle Zebre, è Fabiani, e forse Canna ha deciso di calciare perché vedo che si è levato il caschetto, esatto. E quindi si prova ad andare per i tre punti. 38 minuti di partita per provare a mettere i primi punti sul tabellone. Renato Gianmarioli respira. Va bene anche qua l'attacco delle Zebre, le linee dirette, diciamo, con Tommaso Castello molto alto in velocità, poi il pick and go da Maia e poi Fabiani, poi Maia, erano stati molto diretti, Cristolini anche metro per metro con sostegni efficaci, che sono usciti a guadagnare 15 metri per conquistare questo calcio che entra. Si alzano le bandierine degli assistenti di linea e allora Canna mette a segno il suo 12° calcio piazzato o trasformazione in questa stagione. Su 16 tentativi la media si avvicina al 75%, non è il 95 di Hickey, però per il momento stasera va bene così. Va bene così, come di mettere qualcosa sul tavolone prima dell'intervallo, è importante questo minuto qua per mantenere il possesso e di non concedere niente. Inquadrato, avete visto in tribuna Jimmy Tuivaiti, formidabile ball carrier delle Zebre, pronto in una settimana a fare il suo esordio in nazionale. E adesso le Zebre provano a riportare il pallone nella metà campo avversaria, anzi provano a uscire dai 22 con Castello che prova una percussione, viene placcato, mette a disposizione, però sono riusciti a rallentare l'uscita i giocatori. E allora Meyer gioca qui sulla linea di 22, adesso Biagi, una finta e poi va a terra con Gianmarioli adesso in sostegno, che protegge il pallone per Palazzani, che chiama al sostegno gli altri giocatori della mischia. Battaglia lì di trincea, ma nei propri 22 è rischioso perché l'arbitro abbiamo visto che non fa sconti a nessuno. Sta guardando anche Carlo Canna, sta aspettando che scade il tempo e si buttano fuori e vanno all'intervallo 13-3. E il pallone esce fuori, Zebre al riposo con un distacco di 10 punti. A un certo punto le cose sembravano mettersi peggio, 10 punti sono ancora un distacco recuperabile per le Zebre nel secondo tempo. Sì, no, con la superia, diciamo, utilizzo dal terreno, dal territoriale, dalla parte dell'Edimburgo, 13-3 non è malissimo per le Zebre, quindi vediamo cosa, che messaggio lo dà Michael Bradley nell'intervallo e vediamo come si approccia al secondo tempo le Zebre. Dovrebbe esserci il capitano delle Zebre Castello al microfono, chiedo in regia la conferma. Sì? Tommy, allora 13-3 dopo i primi 40 minuti di gioco. Con Paul dicevamo che dopo la sofferenza del poco possesso che avete avuto, tutto sommato la partita è ancora aperta. Sì, è ancora aperta, però non possiamo pensare di difendere per 80 minuti. Edimburgo è stato bravo a mantenere il possesso, ma noi non lo siamo stati altrettanto quando abbiamo avuto le nostre occasioni. Quindi, se vogliamo raddrizzare la partita, al secondo tempo dobbiamo sicuramente tenere di più la palla, perché come ti dicevo, anche se abbiamo difeso secondo me bene, altri 40 minuti così prendiamo come minimo un'altra meta, per cui dobbiamo svegliarci un po'. 7 calci di punizione a 2, anche la disciplina può fare il suo anche conto. Anche la disciplina, siamo un po' imbambolati, stiamo difendendo bene, aggressivi, chiaramente quando difendi hai più facilità di prendere calci contro, per rimediare dobbiamo tenere la palla. Vai a riprendere fiato, ci vediamo qui per il secondo tempo. Allora, con il risultato alla fine dei primi 40 minuti di gioco di 13-3 per Edimburgo, diamo appuntamento agli spettatori qui fra una decina di minuti. Non mancate, perché le Zebre ci hanno abituato a grandi rimonte in questa stagione. Di nuovo collegati con lo stadio Lanfranchi di Parma, dove le squadre sono al riposo, Edimburgo in vantaggio sulle Zebre 13-3, questo è lo spogliatoio della squadra scozzese. Abbiamo detto un primo tempo in cui la formazione di casa, le Zebre, sono state penalizzate da un bassissimo possesso di palla. Esatto, no, le squadre di Edimburgo hanno dominato il territorio, anche il possesso, diciamo, essendo efficaci in mantenere il possesso e utilizzando un gioco al piede con Pirgos, che è stato pochissimo, diciamo, capace la squadra delle Zebre di recuperarla. Quindi è un netto vantaggio su possesso e territorio per la squadra di Burgo, però a 13-3 all'intervallo posso dire che le squadre delle Zebre
e sarà anche molto fiduciosi che possano recuperare questa partita. Zebre già in campo, io vi ricordo che intanto a Port Elizabeth si è disputata la partita fra i Kings e gli Scarlets hanno vinto 41-34, domani invece appuntamento sempre su DAZN, mi raccomando, da Treviso, Treviso contro la squadra irlandese campione in carica del Leinster alle 16 con il commento di Federico Meda e Mauro Bergamasco. Primo piano per Renato Giammarioli e questo invece di cui vedete inquadrate in questo momento le spalle di Mattia Bellini. Mattia Bellini. E, qua e questa è una giovane tifosa che si distrae invece con le patatine. L'arbitro Andrew Brace, abbiamo detto, sesta partita di Pro 14 in cui dirige le Zebre, nelle precedenti 5 con lui in mezzo le Zebre non hanno mai vinto, ma questo non vuol dire che il suo ruolo sia stato a sfavore delle Zebre. Assolutamente no, assolutamente no, ma è importante qua, cioè, il primo tempo è stato giocato dalla zona di campo, diciamo dallo spogliatoio da dove c'è l'hospitality, e calciando verso quel parte là adesso speriamo che le Zebre riescano a mettere tante pressioni sulla squadra di Edimburgo e restare sempre a quella zona dal campo. Non vedo cambi nelle due squadre, quindi per il momento tutto dovrebbe rimanere come nel primo tempo. E allora l'arbitro, l'irlandese Andy Brace, mentre questo inquadrato è il veterano Ross Ford, 34 anni, uno che si è tolto anche la soddisfazione di fare due metri all'Italia nella partita di Singapore un paio di stagioni fa fra Scozia e gli Azzurri. Pallone recuperato adesso dalle Zebre, con Lovotti, siamo nei 22 della squadra avversaria. Biagi. Oliviero Fabiani cerca di portare il pallone avanti, lo mette a terra, Palazzani a recuperare il pallone con Chistolini a fare il primo ariete per l'attacco della squadra. Canna gioca vicino per Bisegni, ancora Canna a rigiocare lì vicino, deve essere un'indicazione arrivata direttamente dagli spogliatoi nel corso dell'intervallo, giocare lì, provare a mettere in difficoltà la difesa di Edimburgo ai lati del raggruppamento. Esatto, no, è molto più. E qui Palazzani è stato fermato da Schoeman che ancora non aveva sollevato il pallone. E Sisi! Allora Sisi! E va! Sisi sotto i pali! Ed è meta per le Zebre che a questo punto rientrano decisamente in partita. Sisi con un'azione rapida si è impossessato del pallone da raggruppamento e è andato via sorprendendo la difesa avversaria. Esatto, non ha mai corso così veloce la sua vita, sono sicuro. Però anche qua, diciamo, l'arbitro ha detto che Palazzani ha alzato la palla, lui ha trasferito la palla a Sisi e la difesa ha aperto. Anche qua Schoeman si va su Palazzani perché è alzato. Qua tutti guardano l'arbitro, Sisi invece fa sua Verona che qua, diciamo, si scivola via dalla difesa e poi possiamo dire l'accelerazione per il suo modo di correre per andare a segnare questa meta. Quindi, come abbiamo chiesto anche all'inizio del secondo tempo, tutto il gioco è a questa parte del campo e questo qua va a mettere pressione, anzi dà soddisfazione alle Zebre, ai tifosi, però va a mettere pressione e dà fiducia alla squadra delle Zebre, fa pressione sulla squadra di Edimburgo. Sisi che aveva realizzato una sola meta finora in Pro 14 l'anno scorso nel derby di fine stagione contro il Treviso e adesso raddoppia la sua seconda meta in maglia delle Zebre. Sisi, lo ricordiamo, italo-inglese, è stato nazionale under 20 dell'Inghilterra con la quale ha vinto nel 2013 il mondiale di categoria in una squadra dove insieme a lui giocava gente come Nowell, Watson, Clifford e Moriarty che adesso è il numero 8 del Galles. Canna centra i pali e il distacco a questo punto è ridotto a soli 3 punti. Ma qua è bella anche l'attacco delle Zebre, molto diretto, molto fisico. E anche Bisegni all'interno di Carlo Canna utilizzando gli appoggi, cioè, hanno guadagnato metri o mezzo metro a volta, però mantenendo il possesso e mettendo pressione sulla difesa di Edimburgo. Quindi è stata un'azione bellissima per iniziare questo secondo tempo, sempre con l'errore dal calcio di via di Mata, però sfruttata al massimo dalla parte della squadra delle Zebre. E adesso ti faccio una domanda, Paul: se tu fossi Edimburgo e avessi dominato possesso e territorio per 40 minuti il primo tempo e ti ritrovassi al 43esimo di gioco avanti di soli 3 punti, cosa penseresti?
e pensi che dobbiamo tirarli sulle maniche e dobbiamo lavorare, perché come detto a te Gianluca, tra i primi 35 minuti della seconda primo tempo hanno dominato tutto, e invece qua ci troviamo una battaglia veramente aperta. Mata, attenzione, viene placcato, fermato, tiene il pallone, lo mette a disposizione per Schoeman, che giocava con i Blue Bulls nel Super Rugby. Hickey, Pirgos a largo, ancora per Hickey. Christine ha messo a segno la meta del bonus la settimana scorsa contro Tolone, adesso il pubblico sostiene le Zebre a gran voce. È buona la pazienza anche delle Zebre in difesa, sono molto pazienti, salgono e poi placaggi bassi. E ancora poi Hamilton a percuotere lì. Riprendono la larghezza. Attenzione a Pirgos che prova l'azione individuale, viene placcato e riscaraventato indietro da Sisi. E ancora Schoeman a combattere lì, adesso la battaglia si fa vigorosa e Mata prova a passare attraverso il raggruppamento, dice se l'ha fatto Sisi ci posso provare anch'io. Attenzione all'azione individuale dei giocatori di Edimburgo che hanno guadagnato adesso 7-8 metri e c'è un vantaggio, l'arbitro come ampiamente anticipato e come Bradley aveva detto prima del match, dopo qualche fase di attacco questo è un arbitro che premia sempre la squadra in avanzamento e che ha il possesso del pallone. Esatto, qua mi sembra che era Sisi che cercava di andare via però era bloccato dentro dalle gambe di un giocatore di Edimburgo, però qua anche hanno cambiato il modo di giocare anche l'Edimburgo, sono andati molto più dritti qua anche attaccando intorno ai punti di incontro, una volta qua con Pirgos e poi ancora subito dopo con Mata, quindi hanno forse identificato che le squadre delle Zebre non stanno contendendo la punti di incontro e c'è una possibilità di frazionare lì in mezzo. E adesso Hickey ha la possibilità di riportare a 6 i punti di vantaggio dei suoi, ma diciamo che la partita dalla meta improvvisa di Sisi si è completamente riaperta e quindi va bene, cerchiamo di archiviare subito questo errore di disciplina che potrebbe dare i 3 punti a Edimburgo. Il pallone è dritto, la lunghezza c'è, i 3 punti arrivano. Edimburgo 16, Zebre 10, ma le Zebre sono ancora in piena partita. Esatto, no, qua anche il commento di Tommaso Castello e il flash alla fine del primo tempo, la disciplina è importante. E quindi qua se vogliamo difendere, se dobbiamo difendere per lunghi periodi, dobbiamo essere disciplinati. Graham placcato da Bellini duramente. Si raggruppano adesso e si preparano le pattuglie di giocatori di Edimburgo. Si gioca all'interno dei 22 scozzesi. Usa la dice l'arbitro, pressione dice qualcuno dei giocatori delle Zebre e Pirgos con il piede mette il pallone nelle mani di Bellini che lo recupera, viene placcato, riesce a rimanere, no, non riesce a rimanere in campo, era sembrato che riuscisse a scaricare il pallone prima di mettere il piede oltre la linea bianca e allora rimessa laterale per Rossford, inquadrato Bellini, giocatore che quest'anno ha messo a segno già 2 mete, 13 in tutto con la maglia delle Zebre. Un altro di quelli che giocheranno a Chicago sabato prossimo con l'Italia contro l'Irlanda, match che sarà trasmesso in diretta in streaming da DAZN. Bellini con cui vestirà la sua 15ª maglia azzurra. Pallone recuperato da Hodgson, sembrava storto, il pubblico si lamenta e l'arbitro conferma. È un arbitro, Paul, che mi pare che subisca un po' gli umori del pubblico. Un pochino forse. Sono dopo la meta di Sisi, il pubblico anche qua a Stadio Lanfranchi sono accesi anche, quindi danno un po' di aiuto come tutti i pubblici, pubblico da tutti i campi nel mondo, però questo comunque era un lancio veramente storto che è stato chiamato dall'assistente arbitro. Sì, ci ha pensato un po' all'arbitro, diciamo. E ha fatto fatica a trovare il fischietto, diciamo. E allora mischia per le Zebre. Palazzari che copre con il pallone la chiamata verso i compagni di squadra. Abbiamo detto 30 kg di vantaggio in prima linea per la squadra di Edimburgo. Palazzani a giocare per Canna. All'interno per Bellini.
Bellini ha le gambe per andare, Castello sostiene l'azione, pallone a terra e c'è calcio di punizione per le Zebre. Bene così, le Zebre hanno dato ritmo, hanno dato sostanza a questo attacco per le rete e subito è arrivato un calcio di punizione che Canna cercherà di mettere adesso subito in mezzo ai pali per mantenere lì le squadre testa a testa. Esatto, no, anche questo attacco dalle Zebre, pallone da Palazzani, veramente piatto per Carlo Canna, con tutte le opzioni, con Castello e il 13 Bisegni che attaccavano sul suo esterno e con Bellini interno, quindi anche un attacco molto diretto, però stanno andando a sfidare le difese della squadra scozzese, altrimenti era troppo facile andando subito laterale, quindi è stato un attacco molto efficace e in sostegno efficace per guadagnare questa calcio. Allora Paul, l'abbiamo detto prima, una delle chiavi dell'attacco moderno è il pallone giocato piatto, l'attaccante che arriva subito sulla linea del vantaggio e scarica il pallone nel momento in cui è placcato. Esatto, anche qua diciamo, abbiamo parlato prima dell'offload delle Zebre, fino adesso hanno fatto più o meno 11 offload per partita, qua anche Bellini che è entrato all'offload per Tommaso Castello, ha concesso anche Tommaso Castello di guadagnare ancora 2 metri e questa calcio. Il pubblico applaude, le bandierine degli assistenti si alzano verso il cielo di Parma, le Zebre sono a soli 3 punti da Edimburgo. Qui posso dire anche, non possiamo segnare una volta noi e una volta loro, adesso dobbiamo concretizzare e tornare di qua e cercare di fare qualcos'altro per almeno pareggiare o andare in vantaggio. Ci sono 4 esordienti assoluti sulla panchina di Edimburgo, più consistenza e più sostanza è su quella delle Zebre, diciamo che a lungo andare forse anche l'esperienza della franchigia italiana dovrebbe un po' pesare. Lo scarico di Bellini per Fabiani. Palazzani con i piedi. È fuori diretto. Fuori diretto, è un peccato, si torna indietro. C'era un giocatore di Edimburgo a terra che ostacolava un po' la possibile giocata di Palazzani alle sue spalle. Anche qua però la base per il calcio di box, anche lì le Zebre potevano dare più protezione anche a Palazzani perché non aveva nessuno che proteggeva e ovviamente la pressione aumenta e non riesce a eseguire il gesto tecnico giusto per tenere la palla in campo. Palazzani che con l'infortunio di Violi diventa di fatto il mediano di mischia titolare delle Zebre per il proseguo della stagione. Violi, l'abbiamo visto prima, sarà operato lunedì, ne avrà presumibilmente per 4-5 mesi e a questo punto Violi e Tebaldi si divideranno anche la maglia numero 9 della nazionale per questi test autunno e per il 6 nazioni. Bradley inquadrato insieme a Troncon. Esatto, no, l'infortunio di Marcello Violi, e auguriamo lui per lunedì per un intervento che si mette in campo più presto possibile, però adesso Palazzani e Tabaldi hanno un compito importantissimo. Edimburgo prova l'avanzamento con gli avanti, regge bene e qui dice l'arbitro la prima è stata fermata, non potete adesso che farne un'altra e allora Pirgos a giocare per Chris Dean. Chris Dean prova a mettersi in moto, grande vivacità da parte del centro. Pirgos. Stai in gioco, dice l'arbitro, attenzione, le altre volte che siamo arrivati qui Edimburgo è stato premiato con un calcio di punizione, quindi qui la disciplina delle Zebre deve essere assoluta. Lo sfondo, placcato duramente da Maier. Bravo, Jacopo Bianchi. Era Bianchi, Jacopo Bianchi, era Bianchi non era Maier. Bianchi si fa sentire all'esordio e il pallone è recuperato dalle Zebre. Bene Bianchi. Una bella lettura, passaggio lungo, tempo di volo dal passaggio e Bianchi è salito, ha preso palla uomo in pieno. Questa è la sua specialità, Bianchi, giocatore molto aggressivo, 20 anni, ha giocato nelle ultime 2 stagioni nella Nazionale Under 20. Ed è un giocatore che qualche volta ha anche esagerato l'anno scorso a Dublino, Italia-Irlanda Under 20. È vero, è vero. Un cartellino rosso per un placcaggio pericoloso. L'Italia poi perse 38-34 nonostante abbia giocato quasi 70 minuti in 14. Questo placcaggio che ha fatto però era forse più giovane in campo contro il più vecchio in campo con Ross Ford. Quindi è un cambio di guardia, speriamo.
canna per Bisegni, c'è spazio all'esterno per Bellini, Graham e Johnston lo fermano, Palazzani arriva a mettere le mani sul pallone, lo gioca ancora per Canna, Andrea Lovotti, è arrivato Sisi e il pallone però è sfuggito e adesso però c'è una raccolta un po' avventurosa da parte di Edimburgo che commette un in avanti e se la cavano le zebre che avevano perso il pallone al contatto e vengono graziate da Edimburgo che nella raccolta da terra hanno perso il pallone. È stato strappato ancora Andrea Lovotti, cioè, prima di questa entrata di David Sisi è stato Lovotti che non aveva controllato la palla, ha fatto il passaggio e lì cerca di tenerlo e mantenere il possesso perché qua stanno attaccando il centrocampo come ha chiesto Michael Bradley anche prima della partita e stanno facendo anche metri, non dico facce, però metri che sono importanti per mettere pressione sulle difese da Sassuolo. Allora diciamo che tu che sei stato a Calvisano anche capitano di Lovotti, quindi avresti detto metti i tuoi 120 kg diretti giù la testa e tieniti il pallone. Esatto, esatto, già con Carlo Cano largo, con Lovotti che prende la palla qualche mezzo metro possono fare anche che difenda abbastanza con questo attacco. Brumer arriva ma Canna si tiene il pallone perché sarebbe stato troppo avventuroso lì scaricare sull'estremo. Bravo Maier, bravo Maier. Maier mette la sua grinta al servizio della squadra. Palazzani adesso al recupero del pallone, c'è già Marioli sul lato sinistro, ancora riesce a fare dei metri, c'è sempre un avversario che riesce a superare. Ancora Meyer viene placcato, adesso le zebre sembrano molto più vigorose rispetto al primo tempo e Canna con il piede mette la palla in profondità dove arriva Gabriele Di Giulio, attenzione all'arco di Di Giulio in velocità, Di Giulio va sotto i piedi, Gabriele Di Giulio va a segnare la sua grande quarta meta con la maglia delle zebre. Gabriele Di Giulio porta in vantaggio la squadra di casa, il calcio lungo di Canna, l'esitazione di Doggy Five e Di Giulio che ha avuto delle stagioni difficili in passato, molti infortuni, un infortunio alla spalla due volte di seguito e ha giocato poco nelle scorse stagioni ma adesso finalmente ha trovato continuità. Questa è la quarta partita consecutiva che Brade lo mette in squadra e Di Giulio va a segnare una meta importantissima per le zebre stasera. Ma anche qua le letture di Carlo Cane, vedendo la difesa della squadra di Edimburgo salendo veloce, il calcio preciso anche che forse non aspettava questo rimbalzo favorevole, però poteva guadagnare terreno, invece il rimbalzo perfetto, la prima con Fabiani no, la seconda con Bisegni no, però il terzo Di Giulio è stato fantastico, quindi una squadra delle zebre dai primi 15 minuti del secondo tempo che sono entrati in campo stanno mantenendo più possesso, stanno sfidando le difese della squadra di scozzesi e hanno sfruttato già segnando 20 punti, 17 punti scusi, nel secondo tempo. E adesso il vantaggio è da parte delle zebre, 4 punti di vantaggio Di Giulio. E Zilocchi è entrato al posto di Chistolini a mettere altri chili e l'aggressività del giocatore piacentino in prima linea. Doggy Five è un'ala che questa sera viene schierato estremo e subito però c'è un errore che permette a Edimburgo di usufruire un calcio di punizione. Siamo sulla linea dei 10 metri, un po' spostati alla sinistra dei pali, vediamo se Hickey prova la trasformazione o se preferisce andare in touche per guadagnare terreno, così credo farà. Qui anche la presa di Matteo Bellini qua, forse l'energia che hanno avuto da questa meta ha tagliato il campo, è andato molto verso centrale scaricando la palla su Carlo Canna che aveva un distanza troppo lungo per andare a trovare le touche e purtroppo questa fallo dalla parte di punto incontro ha dato sempre a Edimburgo la possibilità di attaccare ancora dentro la 22 dalla touche zebre. Importante adesso per Edimburgo nei 22 avversari e per le zebre che devono difendere e rispedire gli avversari indietro senza regalare punti. Oh.
palla nella pancia del raggruppamento di Edimburgo, provano l'avanzamento, la difesa delle zebre che mi sembrava fosse riuscita a fermare il primo avanzamento, ma l'arbitro non dice che c'è stato uno stop, adesso dice stop e adesso al prossimo, quindi devono giocare i giocatori scozzesi che insistono lì di forza, le zebre che difendono. E turnover, la palla passa nelle mani delle zebre, non usciva il pallone e dopo che l'arbitro ha chiamato il secondo stop, la palla passa alla squadra che difende. Molto importante, e adesso c'è una mischia con Zilocchi col caschetto giù, col caschetto azzurro, scusate, che va a affrontare per la prima volta il suo avversario. Una grandissima difesa qua dal pacchetto dalle zebre, diciamo, fermando inizialmente, poi l'arbitro ha chiamato stop, hanno continuato ad andare avanti, però sono rimasti uniti, solidi, e hanno concesso, ha guadagnato questa turnover che è fondamentale, è importantissimo. Ma questa mischia per andare a liberare il campo diventa il momento critico da questa, diciamo, chiudendo la terza quarta da questa partita, diventa importantissimo. Diciamo in parole semplici che le zebre adesso devono andare subito via da lì. Esatto. E si scalda anche il pubblico che comincia a divertirsi con Gian Marioli che prova l'azione individuale per togliere un po' di pressione ai compagni di squadra e guadagnare qualche metro per la giocata eventualmente di piede di Canna o Palazzani. Ancora Fabiani a testa bassa, molto attivo anche il tallonatore laziale. E Palazzani adesso con il piede, il calcio non è un granché, lo recupera però Di Giulio in modo un po' faticoso, c'è un passaggio in avanti, insomma diciamo che Gullo Palazzani non sarà soddisfattissimo di questa giocata. No, sicuro, ovviamente l'esecuzione del calcio da parte di Gullo non è stato il massimo, però anche qua le zebre possono preparare le basi, la protezione migliore ancora, perché aveva solo in quel caso Johan Meyer con due che cercavano di mettere pressione, era sempre sotto pressione, quindi uno in più per fare questo muro, questo ostacolo da quella che possa infiltrarsi e mettere pressione su Palazzani, sarebbe stato meglio per liberarlo e lasciarlo più tranquillo. Altre forze fresche in mischia per le zebre, esce George Biagi, 33 anni, ed entra Leonardo Krumov che di anni ne ha 22. Crosby ha recuperato il pallone, Mata ha lanciato in velocità, non cade al primo placcaggio, ce ne vogliono due per metterlo giù, si gioca largo con Ross Ford che prova a fare da perno per la prima azione ma viene respinto indietro con la palla in mano. Ancora Crosby con il sostegno di Hodgson e le zebre guadagnano un altro calcio di punizione. E come diceva Bradley, appena cambia il vento, anche l'interpretazione dell'arbitro cambia completamente. Esatto, da qua anche un placcaggio decisivo, prima da Guglielmo Palazzani, e poi il placcaggio basso qua, Andrea Lavotti che va sopra la palla, e l'entrata forse laterale da parte della squadra di Edimburgo che concede questa calcio. Però aggressività e una velocità di linea di salite dalla difesa della squadra delle zebre è molto molto positivo. Diciamo che prima della partita la spiegazione di Bradley è stata molto esplicita, ha detto questo è un arbitro che interpreta molto l'andamento del match, la squadra in avanzamento, la squadra che guadagna terreno, la squadra più aggressiva, la squadra che mette più pressione, nella grande maggioranza delle volte abbiamo visto delle statistiche viene premiata da quest'arbitro con un calcio di punizione, e adesso che Edimburgo fa un po' più fatica e le zebre sono riuscite a dare ritmo, i fischi arrivano numerosi a favore della squadra di casa. A dare ritmo però soprattutto a tenere possesso, hanno tenuto molto più possesso in questa seconda tempo. Palazzani per Canna, ancora piatto, ancora Bellini schierato lì per l'offload immediato, si può giocare ancora nello stesso senso. Tommy Castello, si cambia senso di attacco con Meyer, sostenuto da vicino da Zilocchi che arriva alla protezione del pallone, cambia fronte Palazzani, ancora per Canna, per Gian Marioli avanza, fa metri importanti, c'è la possibilità adesso di aprire a largo. Ancora Gian Marioli. Anche Gian Marioli è cresciuto molto nel secondo tempo. Tantissimo, no, c'è anche la pazienza qua in attacco. Stanno manipolando la difesa da Edimburgo.
però mantenendo possesso con il portatore che continua a spingere, non cadono al primo impatto. Gian Marioli ancora ha toccato la palla 3 o 4 volte in questa azione. Zilocchi a 1000 all'ora, viene fermato lì, la palla è caduta lì indietro, la recuperano ancora le Zebre, si combatte lì adesso sulla linea del vantaggio, metro a metro, c'è Fabiani che aspetta il pallone, Palazzani serve il tallonatore che va dritto per dritto, prova ad avanzare, pesta sulle gambe, mette il pallone a terra. Sisi l'autore della meta, David Sisi. C'è Krumovic sostegno, Palazzani per Castello e l'arbitro dice che c'era un passaggio in avanti, forse è stato ritardato di un soffio il passaggio a Castello che arrivava in velocità, era già passato oltre la linea del vantaggio. Adesso però i giocatori di Edimburgo cominciano a rimanere a terra, vuol dire che la pressione delle Zebre comincia anche a farsi sentire fisicamente, comincia a esserci anche bisogno di fiato, e l'abbiamo detto, in panchina la squadra scozzese ha 4 debuttanti assoluti e quindi forse Cocker ci pensa anche un attimo prima di buttare nella mischia dei giovani senza tanta esperienza. Esatto, no, è cambiato completamente questa partita. Dai primi 23 minuti dal secondo tempo le Zebre sono uscite, sono molto più diretti con l'attacco, sono molto più presenti al punto di incontro e stanno mantenendo molto più di possesso, quindi le squadre di Edimburgo devono difendere molto di più e la vediamo la stanchezza, qualche botta in più che non riescono a rischiarsi e alimentare le linee come facevano al primo tempo, quindi è una pazienza anche da parte delle Zebre molto importante, sfruttando il possesso che hanno e cercando di mantenere il possesso e giocare con l'arbitro, perché è una cosa, come detto a te Gianluca, molto importante, che detto Marco Bradley, che questo arbitro, se riesce a tenere la palla per multifasi, riesce comunque a portare l'arbitro dalla tua parte e guadagnare qualcosa, sperando un calcio posizione. È un gioco tattico qualcosa, ma anche psicologico, mentre invece adesso si alza Simon Bergan, pilone neozelandese che ha giocato anche per la Scozia, il nonno era di Stirling in Scozia, e sono parecchi i neozelandesi che giocano o che sono stati convocati per la formazione scozzese. L'ultimo è Thompson degli Scarlets, neozelandese che gioca nella formazione gallese, è stato convocato per questi testi autunno, flanker di Canterbury. E oggi non ha giocato perché ha avuto il suo secondo figlio ieri con sua moglie su in Galles. Set. Stay. Mischia per Edimburgo. Matta per Pirgos dalla parte chiusa a servire Graham, attenzione alla velocità dell'ala scozzese che riesce a mettere il pallone a disposizione di Mata, non hanno guadagnato molto vantaggio gli scozzesi, Rosford si incarica lì di andare alla prima contatto, alla prima percussione, Krumov prova la controrack, Gian Marioli fa la guardia lì, ma sono 4 e c'è solo Gian Marioli, e allora Pirgos di piede lungo il pallone direttamente fuori, e questo è lo stesso errore che poco fa hanno fatto le Zebre un paio di volte e adesso permettono ai giocatori di casa di non perdere territorio. È questa qua la pressione che stanno mettendo le Zebre. Ho visto Pirgos e sta fatto 10 box fino adesso, tutti perfetti, invece con un po' di più di pressione, un po' più di meno tempo, diciamo, ha concesso questo errore che per le Zebre diventa importantissimo, per l'Edimburgo si fa soffrire un po' di più. E c'è un problema, c'era la spalla, tutto risolto, niente di grave per Palazzani, immagino che quando ha visto il ghiaccio sulla spalla del mediano di mischia delle Zebre, Conor Rocher che è qui sotto di noi abbia tremato, perché i mediani di mischia al servizio della nazionale rimangono veramente pochi dopo l'infortunio di Violi, dovesse esserci un altro infortunio sarebbe un problema grave. Qui Hamilton ha recuperato il pallone ma c'era un passaggio in avanti e allora c'è mischia e in favore delle Zebre, ci sono state 2 sostituzioni, è uscito Oxon, è entrato Callum Atkinson, altro esordiente assoluto, ed è uscito anche Rosford, il tallonatore, 34 anni, è entrato David Cherry, 27 anni,
che era il tallonatore della Scozia Under 20 ai mondiali del 2015 disputati proprio in questo stadio a Calvisano e a Viadano. Esatto, no, sto guardando l'arbitro qua che sta parlando con le prime linee delle zebre, dicendo che con i cambi là devono essere stare attenti e soprattutto la Touche sta parlando con Fabiani dei lanci, dei movimenti per... Ok, cioè, poi c'è un test di concussion per il numero 3 di Edimburgo. Il test di concussion, spieghiamo, una botta in testa viene ritenuta pericolosa per la salute del giocatore che esce e un medico indipendente, il giocatore Simon Bergam, gli deve porre una serie di domande e fare una verifica di testa alla fine dei quali decide se il giocatore può tornare in campo o no. Esatto, diventa una cosa importantissima per la salute del giocatore, non solo dal momento, però anche dal futuro. Crollano le mischie e Andrew Brace dice che va ripetuto l'ingaggio. Nonostante le differenze di 30 kg in mischia, Gianluca, oltre alla prima mischia, la mischia della Zebra ha reagito, ha sostenuto molto bene, sono molto solidi e non sono stati messi sotto tanta pressione. E qui dalla parte destra della mischia di Edimburgo, proprio sotto la nostra tribuna, al posto di Simon Bergam è entrato Pietro Ceccarelli, romano, giocatore che ha guadagnato nella sua carriera 9 presenze nella nazionale italiana, aveva debuttato nel 2016 con l'Irlanda, mamma francese, lui ha speso una parte della sua carriera alla Rochelle, a Macon, a Yonac, nel frattempo era stato alle Zebre, poi da quest'anno è approdato a Edimburgo e stasera fa il suo esordio assoluto con la squadra scozzese. No, è importante anche per Ceccarelli per fare questa qua sotto a casa, sicuramente i suoi sono qua per vederlo giocare, è una bella di vedere un altro pilone italiano che sta giocando il massimo livello di rugby. Eccolo europeo. Qui inquadrato con la barba Ceccarelli che aveva giocato la sua ultima partita di Pro 14 a maggio del 2017 proprio con la maglia delle Zebre, e questo è Luke Ma Hamilton che ha un po' rallentato nel secondo tempo, avesse continuato come nel primo sarebbe stato un fenomeno. Lì anche possiamo dire che il primo tempo solo attacco, quindi era molto più facile, adesso che devono placare e sono più coinvolti nel gioco è molto più difficile, molto più stancante. Castello finge il passaggio, va dritto, pesta sulle gambe, mette a disposizione il pallone, si prosegue nello stesso senso con Bianchi, anzi con Meyer, Fabiani, adesso arriva Bianchi in sostegno, Palazzani cambia fronte con Zilocchi che non ci pensa due volte a mettere giù la testa e andare dritto, ancora Canna, arriva Bellini per Brummer che si lascia sfuggire il pallone, l'arbitro dice che è andato all'indietro e quindi si può continuare a giocare, le Zebre mantengono il possesso, Palazzani ci riprova dall'altra parte del campo con Fabiani, altro indefesso percussore. Fabiani ha fatto tanto stasera, veramente portatore importante. Brummer insieme a Gianmarioli, Di Giulio a fare la guardia con Palazzani vicino, Fabiani per Sisi, viene aggredito da Skerman. Lo scarico di Canna che poi è stato trascinato indietro, ancora Palazzani per Di Giulio che riesce a mettere il pallone a terra e conservare il possesso, un po' avventurosa questa serie di fasi delle Zebre che sono un po' tornate indietro, adesso sono nella loro metà campo, però il pubblico capisce il momento, sostiene a gran voce la squadra di casa, c'è Krumov lì a dare una mano all'attacco dei suoi. E allora Canna dice proviamo a usare il piede, mettiamo il pallone alto, proviamo a respirare, andiamo a vedere la sicurezza di Fife sotto il pallone alto. Fife recupera molto bene il pallone e va a terra, ma siamo tornati nella metà campo di Edimburgo. Bella ancora l'intervento difensivo anche qua di Krumov. Basso, sono avanzati rubando spazio e tempo e adesso Pirgos va ancora il box. Pallone messo alto da Pirgos, vediamo il recupero sotto la palla alta, molto molto bella bene da parte delle Zebre che hanno recuperato il pallone, Palazzani può andare a giocare a largo per Bianchi che non ci pensa troppo, va dritto per dritto anche lui.
e Palazzani mette il pallone lungo alle spalle di William e Mata. Palla che scivola, arriva nell'area di meta. Adesso Mata annulla e si gioca dai 22, dove presumibilmente però la palla calciata potrà tornare in possesso delle Zebre e quindi si rimane a giocare lì nella metà campo degli avversari. Esatto, no, anche qua da parte di Palazzani è una scelta molto intelligente anche qua. Cioè, ovviamente il rimbalzo è favorevole, però per andare di là e recuperare la palla ancora ci dà un attimo di respiro e possono andare ancora a attaccare. Il recupero di Castello per Canna che corre di traverso laterale, il passaggio per Bellini che prova ancora la penetrazione dritto, il sostegno di Bianchi che è cresciuto nel secondo tempo dopo un primo tempo un po' più timido. Il giocatore delle Fiamme Oro ha trovato continuità. Adesso Canna mette il pallone lungo, lo recupera Pirgos sotto la pressione di Bisegni e Palazzani chiama Canna al recupero. E ancora Canna a mettere il pallone altissimo direttamente fuori. Questo è un errore che non ci voleva. Non ci voleva, no. Cioè qua c'è stata una mancanza di comunicazione tra Palazzani e Canna di recuperare questa palla al volo. Senza rimbalzo era un'altra cosa. Però anche qua la gestione dalla parte di Carlo Canna, utilizzando gli spazi indietro con i calci che ha fatto, stanno mettendo pressione sulla squadra di Niburgo, cercando anche qua, lo vediamo, l'incrocio bellissimo di Bellini e l'incursione anche molto importante. Sono usciti i due piloni, è uscito Lovotti per le Zebre, è entrato Daniele Rimpelli, è uscito Schoeman per Edimburgo, è entrato Rory Sutherland, altro pilone con esperienza nella nazionale scozzese. Hickey viene placcato proprio lì sulla linea di metà campo. L'arbitro si sgola per dare le indicazioni. Momento importante della partita, mancano 9 minuti alla fine, Zebre in vantaggio di 4, Mata con le mani sul pallone, viene placcato, non c'è avanzamento dal giocatore figiano che stasera ha avuto meno spazio del previsto. Five. Wait. Ancora l'aggressività della difesa. Krumov riporta Edimburgo all'interno della propria metà campo. Hamilton placcato, hanno perso un altro metro e mezzo i giocatori scozzesi e arriva in velocità l'intercetto e la meta sotto la tribuna degli spogliatoi. Il saluto al pubblico sotto i pali, Canna a sigillare un ottimo secondo tempo dei suoi e adesso a 7 minuti e mezzo dalla fine le Zebre sono in vantaggio di 9 punti in questo momento, che diventeranno quasi sicuramente 11 dopo che Canna avrà trasformato la meta in mezzo ai pali. Avete visto l'incursione di Canna come un falco sul passaggio per Mata. No, questo qua è la positività dalla linea, dalla salita difensiva dalla parte delle Zebre. I placcaggi efficaci, ho visto placcaggi di Krumo prima, che ha permesso alle squadre delle Zebre per prendere lo spazio e tempo sul passaggio, sul volo di passaggio dal 10 di Hickey. E Carlo Canna ovviamente lo fa spesso questo indicetti e è andato a recuperarlo e segnare questa meta bella. Allora, trasformazione straordinaria nel secondo tempo in cui le Zebre hanno messo segno 24 punti a 3 e qui adesso bisogna non commettere errori, perché mancano pochi minuti alla fine, 7-8 minuti, Zebre in vantaggio di 11. C'è spazio anche per Tommaso Boni che entra adesso al posto di Giulio Bisegni. Il cronometro dice che sono meno di 7 minuti al termine e il tabellone dice che sono 11 punti di vantaggio per le Zebre. Zebre che potrebbero portare a casa la seconda vittoria consecutiva dopo quella molto importante contro Bristol in Challenge Cup la scorsa settimana. Adesso prova il tutto per tutto la squadra scozzese. È entrato anche Juan Pablo Sossino, l'argentino, che ora mette il pallone a disposizione. Sutherland, l'internazionale, prova la carica. Hickey arriva in velocità. Hamilton ancora, il pallone è indietro, dice che si può continuare a giocare.
ma bella quale organizzazione difensiva dalle Zebre anche. Le Zebre devono mantenere ordine in campo, devono mantenere pulite le strutture, non devono commettere errori, non devono farsi prendere dall'ansia della prestazione. Qui Mata viene placcato ancora molto bene da Rimpelli. Picchi all'interno per Graham. Anche Graham ha avuto pochi palloni, la sua velocità si è vista soltanto a tratti. Sutherland ancora. Hickey a largo, arriva Sossino in velocità, o Sossino, giocatore di Buenos Aires, ha giocato quattro volte con i Pumas. Stai fermo, dice l'arbitro, il pallone rimane lì, si gioca con Ceccarelli che mette a terra il pallone, il pilone romano. Sutherland ancora, che da quando è entrato si è fatto carico di 3-4 percussioni, e questo è Ceccarelli fermato lì. Siamo 7-8 metri dentro il campo delle Zebre. Un po' laterale l'attacco in questo momento di Edimburgo, che gioca tanti palloni ma non riesce a avanzare. Fa buona guardia la difesa delle Zebre, che ora con Bianchi mette a terra Mata. Anzi, era Meyer, e il pallone è lì, sempre lì. Altro placcaggio. Via Jacopo, urlano a Bianchi. E allora all'interno per Mata, il pallone di Hickey. Grande difesa da parte delle Zebre, con Pirgos che mette il pallone per Bellini, e Bellini va, non lo fermano più. Bellini ha le gambe per andare, alla bandierina. È riuscito a placcarlo Graham, e arrivano in sostegno i giocatori delle Zebre con Fabiani. Peccato, il passaggio era troppo arretrato, e allora Canna con il piede ci pensa un momento, prova a mettere ordine, lo scarica su Di Giulio. Adesso non bisogna fare sciocchezze qui, bisogna conservare il possesso, mettere il pallone a terra. Oh, va bene così, 4 minuti alla fine, si gioca dalla parte aperta con Canna, arriva in velocità Meyer, il pallone esce in rimessa laterale, ma mancano 3 minuti e mezzo. Bellini ha avuto per un istante lo spazio per andare alla bandierina, ma la velocità di Graham, che è un giocatore dotato di sprint eccezionale, ha recuperato anche uno sprinter come Bellini. Esatto, no scusa, mi sto recuperando il fiato, cioè dopo questa azione di difesa da parte delle Zebre, intercetto di Bellini, è stata un'azione veramente bella. Cioè anche qua le Zebre, essendo dentro il 22 dell'Edimburgo, adesso 3 minuti alla fine, c'è la possibilità anche di recuperare la palla, di cercare di rubare la palla, e segnare anche la quarta meta, che portava anche il punto di bonus. In apnea, avete visto dai primi piani, giocatori veramente che boccheggiano, e esce ed esce in questo momento Hamilton, mentre mancano meno di 3 minuti, mancano poco più di 3 minuti alla fine della partita. Edimburgo guadagna un calcio di punizione, ma devono risalire almeno 70 metri di campo i giocatori scozzesi, e sono 11 punti da recuperare. Intanto dobbiamo decidere il migliore in campo. Tanti giocatori delle Zebre hanno fatto bene nel secondo tempo, Bellini ha toccato tantissimi palloni, Canna ha orchestrato con molta intelligenza l'attacco, però è stato scelto come Guinness Man of the Match della serata Paul Fabiani, Oliviero Fabiani, che ha fatto una partita spettacolare, ha palacato tutto, è stato un portatore importante, e quindi il Guinness Pro 14 Man of the Match è Oliviero Fabiani. Oliviero Fabiani, che la prossima settimana sarà a Chicago in panchina contro l'Irlanda, e potrà guadagnare, aggiungere un altro cap, un'altra presenza in nazionale alle 6 che ha già nel suo palmarès. Ancora Ceccarelli, si combatte lì appena oltre la linea di metà campo, non c'è avanzamento. Hunter Hill, che era capitano dell'Under 20, prova ad attaccare. Adesso Edimburgo a testa bassa, mancano 2 minuti alla fine della partita. Hanno recuperato il pallone le Zebre, c'è spazio con Sisi che va a servire Canna. Canna con il piede in profondità, dove arrivano in velocità gli attaccanti della squadra di casa. Il pallone rimbalza, palla mia, palla tua, riesce a recuperarla invece la squadra di Edimburgo, placcato da Di Giulio. Adesso la partita è un tana libera a tutti, con Sutherland che va da solo, mette il pallone a terra.
si gioca dalla parte aperta. Attenzione perché c'è superiorità da parte di Edimburgo con Dagi Five che viene però placcato lì, c'è un po' di confusione e Mata prova a approfittarne mettendo in moto le sue leve pesanti. La battaglia continua, siamo sempre nella metà campo delle zebre, ma la squadra scozzese non avanza e adesso è entrato anche il numero 21, il mediano di Mischia, Sean Kennedy, anche lui ha un'esperienza di giocatore a 7, mentre Paul Griffin è andato a bordo campo per parlare con Oliviero Fabiani appena l'arbitro darà la fine del match, così sentiremo le opinioni del giocatore che nel secondo tempo è stato decisamente tra i protagonisti della serata. E qui questo calcio di punizione assegnato a favore delle zebre a 20 secondi dalla fine sigilla la partita straordinaria delle zebre nel secondo tempo e dice che la squadra di casa è certamente vincitrice della partita. Il punteggio è 27-16. Siamo agli sgoccioli, Canna andrà a calciare in touche e non c'è tempo, o forse sì, forse mancano pochi secondi, ci sarà la possibilità di una rimessa in gioco per il lancio delle zebre che a questo punto tenteranno anche la quarta segnatura, quella del bonus, ma la vittoria è nel cassetto, non è più in discussione. 7 giorni dopo la vittoria contro il Bristol in Challenge Cup, le zebre replicano mantenendo un ruolino di marcia importantissimo in casa, dove hanno perso una sola partita in questa stagione contro gli Ospreys qualche settimana fa. Allora vediamo adesso il lancio delle zebre e la possibilità di chiudere la partita con una quarta meta che a questo punto sarebbe importante, sì, ma diciamo che conta poco, l'importante era conquistare la vittoria. Palla recuperata da Zilocchi, pallone a terra, sotto di noi c'è Bellini che si sbraccia per chiedere il pallone a largo. Si cambia fronte con Canna che mette il pallone per Boni, viene placcato da Johnson, ancora sul lato sinistro per Castello. Continuano gli avanzamenti e le percussioni delle zebre, si cambia fronte. Meyer a portare il pallone oltre la linea dei 22. Palazzani per Canna, il calcetto di Canna. Il pallone viene recuperato, ma c'era fuori gioco, c'è un'altra occasione per le zebre che hanno guadagnato 10 metri e hanno ancora il possesso del pallone. E a questo punto Canna andrà nuovamente in touche e avrà la possibilità di un altro attacco a distanza di 5 metri dalla linea di meta. Adesso il pubblico si gode questi minuti finali, non è più in discussione il risultato, le zebre hanno certamente vinto la partita, la terza di questa stagione in Pro 14, hanno la possibilità di marcare anche un punto di bonus che sarebbe molto importante per la classifica, perché porterebbe la squadra di Parma a 15 punti, praticamente pari col Connacht, che però deve ancora giocare il turno di questa settimana. Il lancio lungo, pallone recuperato da Gian Marioli, la spinta lì, tutti gli avanti a spingere, a cercare l'avanzamento. C'è vantaggio ancora per le zebre, c'è ancora vantaggio per le zebre con Castello che prova ad andare da solo, va da solo Castello ed è la meta, è arrivata anche la quarta meta del capitano Tommy Castello, che segna la meta del bonus. Questa era la ciliegina che aspettavamo, è la meta del bonus, è la meta del bonus. Tommy Castello, che aveva segnato 3 mete nella sua carriera, e una a Bristol un paio di settimane fa, e adesso chiude il conto con i punti del bonus. Ecco Castello, la finta e la meta al di là in tuffo. Tommy Castello, che ha giocato da titolare le ultime 10 partite in nazionale e si appresta a vivere da protagonista l'autunno internazionale. Zebre 32, Edimburgo 16, doppiati gli scozzesi nel punteggio con un secondo tempo di clamorosa intensità da parte della squadra di casa, e adesso manca solo la trasformazione di Canna.
per portare eventualmente a 34 i punti, ma a questo punto non cambia niente. Vittoria, dice Giambattista Venditti. È inquadrato anche Luandre Lus, il tallonatore, che non è entrato in campo questa sera. Adesso canna per la trasformazione, ma diciamo la verità, chi se ne importa se va fuori? E invece si alzano le bandierine, 34-16, straordinaria partita nel secondo tempo delle Zebre, che hanno segnato 31 punti a 3 dopo che avevano chiuso il primo tempo